Bello da presentare sono i pirati dei marchi che vanno immediatamente a registrare il marchio dappertutto. E quindi Renata si è trovata di colpo, e lei è stata incaricata di fare le contromanovre, che significava di produrre tutti gli articoli di lusso, 23 categorie merceologiche, per poter aprire il marchio. E lei quindi ha fatto 23 categorie. Ma scusa, ma dovete girare in tutto il mondo per fare sta roba? Sì, sì. E infatti, come facevate? A piedi, in bicicletta, in macchina? No, 2200 registrazioni subito, più un ufficio legale. No, dico, come vi muovevate? Cioè, come vi spostavate in tempi, molto veloci? Abbiamo preso l'aeroplano. Avete preso l'aeroplano? E qua, chi lo pilotava? Beh, abbiamo fatto insieme il brevetto di volo, perché era necessario, non potevo fare. Ma poi avevamo il pilota professionista. Ma l'aeroplano era un Mitsubishi, no? Era un Mitsubishi. Che era personalizzato, andava in qualsiasi tempo, si poteva arrivare dappertutto, e quindi in questa maniera ci ha accorciato le distanze da tutte le cose che stavamo facendo, perché effettivamente avevamo da correre dalla Spagna, e non si poteva se non avendo l'aereo, alla Germania, poi dappertutto. Era una cosa pratica per in Olanda. Scusami, riesci a sintetizzare in poche parole, so che non è facile, il momento in cui tu cominci il tuo lavoro con il garage Mille Miglia, perché è proprio il punto di inizio, di svolta della tua vita. Questo è stato un momento... A Bolzano, siamo a Bolzano. Allora, un momento drammatico. Sì, 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 dopo lo chiamiamo. Una svolta drammatica è stata perché, come ho cominciato dal 52, arriva la notizia che la Bugatti chiudeva i battenti. Per me, che ero un appassionato da ragazzi, quando si ha una passione ci si dedica proprio anime e corpo, per sapere tutto quello che succede, eccetera, eccetera. Mm-hmm. È venuta fuori questa notizia che la Bugatti non avrebbe più fatto automobili, chiusa l'attività perché erano subentrate altre attività. Il marchio era di proprietà del governo francese. Marchio era bloccato dal governo francese. Per cui ho detto, se non ci pensa nessuno, io mi metto a lavorare e voglio farla nascere io. E quindi sono quelle cose Francia. Che a 20 anni si possono anche pensare. E quindi cosa ho fatto? In quattro persone siamo partiti con la prima officinetta, c'ero io, c'era un apprendista, c'era un capo meccanico robusto, perché doveva tirare fuori i motori da queste macchinotte dell'epoca che erano tutte scassate, e poi c'era un personaggio che adesso vi presento, che si chiama Alberto Laurenzi, che era il contabile. Alberto, ce l'abbiamo il contabile? Alberto Laurenzi. Ecco Alberto, dov'è Alberto? Ecco. Venga contabile! Sì, però, un momento. Aspetta. È molto importante, non è che potesse fare il contabile. No. Non è che uno poteva fare soltanto una sola cosa. Eh no, perché chi è che lo pagava? Già, cantare e portare la croce contro il problema. Doveva riparare tutte le camere d'aria che si bucavano all'epoca. Quando faceva. Si metta lì, così ci racconta un po' di cose. Anche lui, un altro, attenzione, è sempre questa cosa dei testimoni, no? Che confermano quello che tu hai scritto. Lui doveva riparare tutte le camere d'aria che si foravano, le gomme che si foravano, era una cosa... viaggio di 60 km significava almeno 3 volte fermarsi per cambiare le gomme che avevano forate, cioè perché le strade erano piene di chiodi, erano tutte disastrate, proiettili. L'Italia è uscita dalla guerra, come? Tutto, c'erano le macerie e tutto quanto. Allora, e quindi? No. Avete visto che entusiasmo contagioso. Tu devi però dire se era vero quello che ho scritto. Lei conferma questa cosa? Purtroppo sì. No, purtroppo. Purtroppo tutto quello che ha detto lui è... Ma il carro fa vicino alla bocca. Io vorrei dire una cosa, che se lui non si fosse... Bisognerebbe inventarlo. Vicino alla bocca. Lui riesce a trasmettere tutto il suo entusiasmo, che noi eravamo una squadra, non potevamo fare a meno di non ascoltarlo, perché ci trasmetteva un entusiasmo tale che facevamo gara per emularlo e per seguirlo. Lui è diventato il più bravo venditore, poi, perché ha fatto carriera, ed è diventato il più bravo venditore d'Italia. Venditore di macchine. Tanti episodi che non vi raccontiamo oggi, ma che ci sono, qualcuno è sul libro. Cosa avete combinato? Di una persona che lui andava nelle sue zone dove... A cercarsi clienti. A cercarsi clienti, ma non è mai tornato a casa senza fare un contratto. Scusi, quello della Opel e quello del libro della storia della Opel. E poi dopo le Ferrari, poi dopo le Suzuki, poi dopo tutto. Si partiva dal concetto che era la palla che doveva correre, non il giocatore. Certo, il giocatore si stanca poi alla fine. Certo. Poi dovevamo giocare, diciamo, di metodo, di sistema, proprio
coinvolgere i clienti. Erano i clienti che ci portavano altri clienti. Questa era la nostra porta. Noi siamo riusciti a mettere insieme un sistema di tam-tam nella zona, per cui tutti i villaggi erano presidiati da nostri amici, che sono diventati i nostri amici, i clienti. E facevate rete proprio, poteva essere l'officina meccanica, la stazione di servizio, il barbiere, la levatrice. Tutto una rete di collaboratori e di spie, lui è quello di quello che distrugge la macchina, gli vende la macchina nel momento in cui è sopravvissuto, e sono solide queste macchine, perché è un passaggio anche esilarante, per fortuna era finita bene, nel senso che non c'era fatto granché. Era merito della macchina. Meglio la macchina, lei ci trova al posto giusto, al momento giusto, esatto. Diciamo così, e a quel punto gli vende la macchina nuova. Esatto. Perché è arrivato un camion dal Brennero, vi racconto brevemente. Il camion si era ribaltato. Gli olandesi sono abituati a stare in pianura, si è trovato nella discesa del Brennero, all'epoca non c'era l'autostrada, quindi una strada che scendeva dal passo e giù. Frenando, quando è arrivato vicino al paese nel Collisarco, il freno non funzionava. Il camion ha fatto la curva, si è ribaltato, un plaf, proprio su una cadetta coupé che stava salendo, e lui era dietro, come vedeva la scena, ha visto proprio il camion, plaf. È stata la ruota di scorta che l'ha salvato. È corso lì per estrarre il morto dalla macchina. Invece il morto era vivo. Invece non era morto, per fortuna. Non era morto. Aveva preso una gran botta in testa, eccetera, però era trasformato. Lui l'ha messo subito seduto tranquillo lì, che c'era un paracarro comodo, e subito a fare il contratto perché pigliasse. E insomma, non si può aspettare che casino. Non poteva lasciare qui di questo cliente che si è salvato la vita. Quando si dice il marketing, diciamo, grazie. Allora, Alberto, grazie mille, grazie per questa testimonianza. Grazie a voi tutti, grazie. Vedete che si stanno aggiungendo testimonianze, grazie, che confermano effettivamente quello che è scritto. Sul libro leggerete un sacco di episodi, vi potete divertire perché ce ne sono di tutti. Senti, soprattutto avevamo anche il vescovo che ha fatto una lettera pastorale nella zona per invitare tutti i parroci a comprare le macchine nostre, quindi avevamo uno sponsor molto importante. Allora, siamo in un luogo straordinario, perché è vero che il modo in cui sono fatti i luoghi che noi abitiamo, in cui noi lavoriamo, viviamo, condizionano in qualche modo le cose che noi vi facciamo all'interno, anche il modo in cui è arredata una casa, è quello che i latini chiamavano il genius loci.